Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nel confronto fra Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S8. Come vedete ci sono i due smartphone davanti a noi, ci sono le due confezioni davanti a noi, ma proprio un po' per ingannarvi, un po' per prendere in giro e per far capire di cosa stiamo parlando, ho invertito volontariamente le scatole. Infatti S8 è a destra, S9 è a sinistra, ma frontalmente, visti così, sono sostanzialmente indistinguibili, se non fosse per un dettaglio, in questo caso la colorazione. Qui si intravede la colorazione argentata di S8, diversa da quella nera del nostro S9, comunque quella grigia, tra virgolette, argentata non dovrebbe neanche arrivare nel nostro paese. Due smartphone quasi identici dal punto di vista del design, le dimensioni sono leggermente differenti ma molto molto simili, 147,7, 148,9, 68,7, 68,1, 8,5, 8 mm, sono così simili che comunque le cover di S8 entrano quasi perfettamente in... avvolgono quasi perfettamente S9, se non fosse che poi non rimarrebbe spazio per utilizzare il lettore di impronte digitale che vi farò vedere fra un attimo. Abbiamo qui, come vedete, un profilo quasi identico, se non fosse che, come vedete, il tasto di accensione di S9 è appena appena un pochino più grande rispetto a quello di S8 e è appena appena disallineato. Sopra abbiamo sempre il microfono, il carrellino per la SIM, per la micro SD, tasto Bixby, anche qui un pochino più grande, e bilanciere del volume. Sotto abbiamo la porta Type-C, il jack audio e lo speaker, il microfono e lo speaker. In questo caso lo speaker ha una forma leggermente diversa, abbiamo un nuovo speaker più potente e da una migliore qualità nel nuovo S9. Li giriamo qui a pancia in giù, possiamo così dire, per vedere come sul retro ci sia un po' l'unica vera novità dal punto di vista del design, ovvero il lettore di impronte digitali, che adesso è posizionato sotto e non più accanto, molto più comodo da raggiungere. Non ho ancora provato in modo estensivo S9 Plus, ma sicuramente questa differenza di posizionamento del lettore di impronte si noterà maggiormente sulla versione Plus rispetto a questa più piccola. Sempre sensore di battito cardiaco, sempre flash singolo e una fotocamera sempre da 16 megapixel, da 12 megapixel scusate, ma di quella ne parleremo fra un attimo. 163-155 grammi. Lì vado a guardare entrambi, quello a destra era leggermente coperto dalla videocamera, quindi ci ha messo un attimo di più per sbloccarsi, e vi parlo subito, già che ho introdotto l'argomento, di fotocamera. Entrambi hanno una fotocamera da 12 megapixel, cambia l'interfaccia, visto che adesso per scorrere fra le funzionalità si scorre così lateralmente. Sì, sembra un po' l'interfaccia dell'iPhone, ma devo dire che vi spingerà molto di più a usare le varie modalità piuttosto che scorrere lateralmente e sceglierle fra una di queste. Mi piace molto molto di più questa. Qui c'è questo pallino flottante per scattare, di qua non l'ho attivato, ma c'è anche su S8. C'è un nuovo algoritmo di HDR automatico e c'è, ve lo faccio vedere andando nella modalità Pro su entrambi i dispositivi, c'è la possibilità di attivare non solo i tempi ma anche l'apertura, perché, come vi ho mostrato anche nella recensione, vediamo se riesco a tappare nel punto giusto e a farvi vedere. Chissà dove sto tappando, ovunque meno che nel punto giusto. Vedete come la lente si apra e si chiuda. Quando poi lo muovo un po' non riesco più a tappare il punto giusto. Vediamo, eccolo qua. No, non è la lente, scusate, ma è l'apertura, insomma, che varia da più ampia a più stretta. Questo permette di fare foto più nitide con poca luce. Vi farò poi vedere sul sito. Ci sono delle effettive differenze, ve ne faccio vedere una abbastanza significativa, che è questa del Lego scattata con poca luce. Entrambe sembrano comunque fatte in una situazione ben illuminata, non era affatto ben illuminata, ma guardate la differenza fra S9 ed S8, guardate come sono più intensi e più ben calibrati i colori di questo S9, ma non solo, guardate questo pezzettino di Lego, per esempio, com'è più definito su S9 rispetto a S8. C'è una bella differenza fra scattare a f1.5 con poca luce questo smartphone e f1.7 con quest'altro. L'apertura f2.4 in questo caso serve quando la luce è buona per avere una maggiore definizione, visto che altrimenti più
più l'apertura è ampia, più l'immagine viene un po', tra virgolette, no, non verrebbe a dire opaca, non sono un fotografo, non so usare i termini corretti, ma comunque un pochino più soffice, ecco, un pochino più soft, mentre invece con un'apertura f2.4 l'immagine viene più contrastata. No, più che contrastata, ci sono più dettagli. Altre differenze: qui possiamo registrare video in super slow motion, a 960 fps. La qualità di questo super slow motion non è fantastica, ma è comunque molto divertente, funzione non presente di qua. Ci sono anche le emoji AR, quindi la possibilità di utilizzare queste faccine, diciamo, queste faccine personalizzate con il proprio volto e animarle con la propria faccia. Qui c'erano già gli sticker da attaccare alla propria faccia, come per esempio erano questi, però non era possibile creare un proprio emoji AR. Sono curioso di capire quale tecnologia impedisca di farlo anche sull'altro modello, ma così è. Quindi sulle foto andate sul sito, ci sono i vari sample. Soltanto in un caso ho notato che questo S9 mi ha sbagliato la taratura del colore. Troverete una singola foto con questo problema nel confronto sul sito. Per il resto effettivamente questo smartphone scatta meglio quando la luce è inferiore. Connettività: LTE fino a 1200 megabit per secondo, LTE fino a 600 megabit per secondo, dual SIM, non tutti dual SIM, ma S9 finalmente, per fortuna, è uno smartphone disponibile anche in variante dual SIM. Vado a svuotare la memoria di questi due smartphone, perché? Perché è arrivato il momento di eseguire il nostro benchmark, quindi li facciamo girare entrambi contemporaneamente e intanto vi parlo delle pochissime altre differenze hardware, anzi della altra differenza hardware, ovvero su S9 abbiamo il nuovo Exynos 9810 octa-core da 2.8 GHz contro un Exynos 8895 octa-core da 2.3 GHz, entrambi hanno 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili tramite memoria con microSD, la memoria interna è una UFS 2.1. Ok, il test è terminato, questo nuovo AnTuTu ci mette di più, è molto più lungo e si può notare come la differenza di prestazioni ci sia, non sia enorme, almeno stando al benchmark, ma appunto proprio perché i benchmark sono soltanto benchmark, adesso facciamo un altro test che è quello di velocità di apertura delle app e di capacità di tenerle in memoria. Una precisazione, entrambi sono, perché è già arrivato anche su S8, aggiornati ad Oreo con l'ultima Samsung Experience.
Ok, il test è terminato e come vedete c'è stata una differenza a favore di S8. E questa è una cosa strana, non strana, no. Allora, io decreto comunque un pareggio perché ho fatto un sacco di volte questo test e ho notato come su S8 sia come su S9 questo tipo di test sia veramente sul filo, ovvero riesce a tenere precise queste app in memoria. Su S9 infatti non ha chiuso tutte le applicazioni, come infatti succede magari quando un dispositivo è più lento, ne ha chiusa una sola, ha chiuso solo Modern Combat, che infatti ha decretato questi 13 secondi, 14 secondi di differenza. Sono due smartphone comunque con una gestione molto aggressiva della RAM, che chiudono abbastanza le applicazioni, e questo S9 dimostra come non sia cambiato granché rispetto al passato. Sicuramente sarà interessante provare S9 Plus con 2 GB di RAM in più. È veramente un peccato che anche questo S9 non abbia questi 2 GB di RAM in più. Non ho detto nulla dei display perché sono praticamente identici. Sì, chi l'ha smontato dice che il pannello di S9 è nuovo e migliore, più definito, insomma ha una qualità migliore, però onestamente messi così a fianco veramente è impossibile notare alcuna differenza. La luminosità ovviamente è stata tarata in modo simile, come vedete magari è proprio identico, magari è difficile, ma è stata tarata in modo assolutamente molto molto simile. L'altra differenza è sicuramente nella presenza dell'audio Dolby, quindi sostanzialmente non solo tanto nell'audio Dolby di per sé quanto nel fatto che l'audio adesso è stereo. Sono abbastanza convinto che sia praticamente impossibile per voi dall'altra parte di questo microfono cogliere la differenza, ma non tanto il volume quanto la qualità dell'audio di questo S9 è nettamente migliore rispetto a quello di S8. Ma siamo sostanzialmente quasi già arrivati alla fine. L'unica altra cosa che voglio aggiungere è sullo sblocco, visto che qui abbiamo sì lo sblocco con l'iride, ma non lo sblocco ibrido di questo dispositivo, che unisce lo sblocco con l'iride a quello facciale per uno sblocco più veloce di quello con l'iride, più lento di quello facciale, ma più sicuro di quello facciale, quindi sicuramente una cosa interessante. Vi ho già parlato del lettore di impronte più comodo, non vi ho parlato del prezzo. 899-829, ecco, per uno smartphone che è un'evoluzione, perché lo è, di S8, 70 euro in più come prezzo di lancio sono secondo me tanti. Lo smartphone secondo me nel peggiore dei casi doveva rimanere peggiore per l'utente, doveva rimanere allo stesso prezzo di lancio, 829. Se poi consideriamo che S8 si trova su Amazon, quindi non su qualche store strano, in questo momento a circa 500 euro, ieri era 498, capite che stiamo parlando di una differenza di prezzo sostanzialmente di quasi il 100% rispetto tra S8 e S9, quindi sono 900 euro contro 500 euro, ci sono 400 euro di differenza, che sono veramente tanti. Non riesco quindi a giustificare l'acquisto di questo dispositivo piuttosto che di quest'altro dispositivo. Vi ripeto le vere differenze, che sono nella fotocamera, quindi nell'apertura variabile, nei video in 4K a 60 fps, nel super slow motion, nell'audio Dolby e, per qualcuno sicuramente quello può essere un vero ago della bilancia, nella possibilità di acquistarne la versione dual SIM anche in Italia. Però in questo momento queste differenze, che sono sì gradite ma non secondo me così importanti da far spendere 400 euro in più, quindi se avete un S8 non cambiate, se dovete acquistare un altro smartphone secondo me può valer la pena comunque assolutamente considerare ancora S8.
Ma non sto bocciando del tutto S9, perché secondo me la cosa più interessante sarà provare S9 Plus, perché lì ci sono altre cose che potrebbero spingervi all'acquisto, a spendere questi soldi in più rispetto a questo S9. Per questo confronto è tutto, ricordatevi di andare sul nostro sito androidworld.it perché lì trovate le foto scattate dai due dispositivi, e se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale perché arriveranno ancora altri video, e non pochi, su questo Galaxy S9. Per il confronto è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.